Ciao a tutti, oggi parleremo della displasia dell'anca. La displasia dell'anca è una patologia molto diffusa nei nostri cani ed è caratterizzata da un alterato sviluppo dell'articolazione coxofemorale. Ne consegue quindi che la testa del femore non si adatti perfettamente alla cavità cetabolare, causando un mal funzionamento dell'articolazione, quindi un'usura continua nel tempo che porterà quindi a degenerazione della stessa, artrosi e quindi zoppia. Inoltre, essendo una patologia a carattere ereditario, è sottoposta a controllo per l'ammissione alla riproduzione, controllo che viene eseguito attraverso un esame radiografico ufficiale a partire dai 12 mesi di età per la maggior parte dei cani a 15-18 mesi nelle taglie maggiori. Una diagnosi precoce può essere effettuata già a partire dai 4 mesi di età nei soggetti che dimostrano una sintomatologia classica, come per esempio la corsa a coniglio durante il galoppo, e in quei soggetti appartenenti alle razze più predisposte, come per esempio i pastori tedeschi, i Labrador, i Rottweiler, ma anche i Setter e i Doberman. Sulla base di questo esame radiografico preventivo si potrà quindi decidere se attuare una semplice fisioterapia o un trattamento medico nei casi meno gravi, a invece arrivare fino alle tecniche chirurgiche più innovative che si sono sviluppate negli ultimi anni. E tutto questo proprio per andare a prevenire la comparsa di questa osteoartrosi, che porterà a una sintomatologia varia e subdola, con dolore, grave zoppia e quindi un malessere da parte del nostro animale. Per qualsiasi altro chiarimento potete o contattarci o venire direttamente qui in clinica. Ciao a tutti, ci vediamo per la prossima pillola. Da.